Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Le domande sono tantissime. L'intelletto umano è curioso e quindi non smette di cercare il modo per trovare le risposte e si inventa di tutto, fallisce spesso, anzi attraverso gli errori si fanno progressi, vengono raffinate le tecnologie che saranno in grado di fornire le risposte a queste domande che riguardano l'universo, riguardano la vita, riguardano la possibilità dell'esistenza di vita in altri posti e anche la domanda del perché nessuno ci ha mai raggiunto finora. Cioè, Enrico Fermi, no? si chiedeva negli anni 30, non lo so, adesso non mi ricordo la data, ma insomma si trovava in California e si chiedeva: ma dove sono tutti quanti? Cioè, siamo veramente soli nell'universo? Cara Sandra, ecco qui il link per partecipare alla call delle 14:30. A dopo, Michele. È strano tornare a parlarsi da dietro un computer. Ho sempre preferito incontrare le persone, ma questa volta i miei amati treni mi hanno tradito. Raggiungere Sandra a Cosenza con uno sciopero in corso poteva trasformarsi in un'odissea, quindi meglio non rischiare. E così, mentre l'aspetto in questa asettica camera di Zoom, riguardo la sua biografia. Sandra Savaglio, astrofisica, specializzata nello studio delle origini dell'universo, ha girato alcuni fra i più importanti istituti di ricerca del mondo, la Johns Hopkins University, il Max Planck Institute. Nel 2004 è finita sulla copertina di Times con il titolo How Europe Lost Its Science Stars, come l'Europa ha perso le sue stelle scientifiche. E lei, in tutta risposta, poco dopo è tornata a casa. Per brillare e per far brillare una terra troppo spesso sottovalutata, la sua amata Calabria. E intanto la Mattel ha deciso che la Barbie scienziata, un modello finalmente più inclusivo e meno stereotipato della donna, dovesse avere le sue sembianze. Wow! Lo diamo spesso per scontato, a volte lo dimentichiamo. Ma la scienza è stata una grande conquista per l'umanità. Dalla penicillina alla televisione, da internet alle reti neurali, dalla lampadina alle energie rinnovabili, senza dimenticare vaccini o antibiotici. La scienza non è solo genio, ma anche fatica, applicazione. E soprattutto è fatta da persone come me, come voi. Donne e uomini che possono rispondere a una domanda semplice ma fondamentale. Quello che state per ascoltare è Perché la scienza? Una raccolta di opinioni di chi ha fatto della scienza la propria ragione di vita. Io sono Michele Bellone e questa puntata si intitola Un asteroide chiamato Sandra. È vero, c'è un asteroide che porta il mio nome, cioè Sandra Savaglio, bellissimo, un regalo che mi hanno fatto dei amici colleghi, Antonino Prosi e Antonella Tripodi, perché loro sono i responsabili scientifici di un telescopio che si trova in Sila, 90 km da casa mia, in Calabria. Quindi loro studiano gli asteroidi, li scoprono pure. In realtà questo asteroide qua in particolare è stato scoperto all'osservatorio in Abruzzo di Campo Imperatore. Sandra ha un sorriso calmo e uno sguardo profondo. E soprattutto un carisma percepibile anche a distanza, nonostante i capricci della connessione. Dopo qualche convenevole, inizia il suo racconto. Allora, perché mi sono avvicinata alla scienza? È la prima domanda. La mia insegnante delle scuole elementari mi chiamava signorina perché, e questa disgrazia di chiedersi sempre le cose, come funzionano, perché si comportano in questa maniera, è una caratteristica che mi ha sempre accompagnato e che mi accompagna anche adesso. Cioè, questa è la caratteristica degli scienziati, non è che fanno le cose perché c'è un'utilità,
Voglio dire, andare sulla Luna non è stato visto come un'attività immediata per l'umanità e ha richiesto tantissimo sforzo di ricerca tecnologica e scientifica. Però tutto quello che è stato sviluppato per ottenere quel risultato poi ha avuto delle grandissime ricadute sulla vita pratica dell'umanità in qualche modo. Quindi in qualche modo questa curiosità, no, che ci caratterizza ha delle percussioni positive sul progresso dell'umanità. Dopo l'immancabile amato liceo scientifico, Sandra si laurea in fisica all'Università della Calabria e poi, come tanti giovani scienziati, in modo del tutto naturale, parte per inseguire il suo sogno. Io sono andata via perché è un percorso necessario per gli scienziati, e lo fanno tantissimi, perché la scienza è un evento globale. La ricerca scientifica viene fatta attraverso gli strumenti che costano tantissimo e quindi i progetti di successo sono progetti internazionali che coinvolgono tantissimi stati, diversi continenti, eccetera. Quindi per uno scienziato viaggiare è un percorso necessario di crescita. Il ritorno forse un pochino il richiamo delle proprie origini a cui ognuno è legato. E quindi io dopo tanti anni all'estero sono tornata in Italia, sono tornata praticamente nel posto da dove sono partita, l'università dove ho studiato, l'Università della Calabria, e non posso dire insomma, che sia tutto perfetto qui, anzi, però sono contenta di questa nuova fase della mia vita. La traiettoria dell'asteroide 114612, l'asteroide che ha preso il nome di Sandra Savaglio, è un lungo vagare qua giù sulla Terra e lassù nello spazio profondo, tra galassie lontane. Penso che ci vorrebbe un film o un libro per raccontare tutto. Quindi proviamo a rivolgere il nastro dello spazio-tempo per entrare meglio, più a fondo, nel suo universo. Ho capito che potevo contribuire come, tra virgolette, scienziata quando lavoravo la mia tesi di laurea ed ero all'estero, dalla Calabria sono andata in Germania e guardavo i dati presi da un telescopio importante e quei dati riguardavano l'esplorazione dello spazio intergalattico. Erano dei dati incredibili, dava qualcosa di super misterioso che io avrei dovuto svelare in qualche modo imparando il mestiere di fare la scienziata. Quel momento me lo ricordo molto bene perché stavo davanti al computer, guardavo quelle immagini e dicevo: ma che cos'è questo? E lì è iniziato tutto. Stavo guardando quello che in gergo tecnico viene chiamato foresta di Lyman. C'è una foresta di, tecnicamente sono righe di assorbimento che provenivano dall'atomo di idrogeno in nubi intergalattiche, cioè delle nubi di gas gigantesche che si trovano tra le galassie, che però sono difficilissimi da studiare, da osservare, ma che hanno dentro tantissime informazioni sulla creazione e l'evoluzione dell'universo, cioè la teoria del Big Bang che ci dice che l'universo si è creato da una grande esplosione cosmica che si espansa e che continua a espandersi da 14 miliardi di anni. Ero a European Southern Observatory, che è ancora oggi uno degli istituti mondiali più importanti per la costruzione dei telescopi. Poi l'esperienza negli Stati Uniti è stata prima allo Space Telescope Science Institute, dove diciamo viene manovrato il telescopio Hubble, Space Telescope, il telescopio spaziale. Adesso lì viene manovrato James Webb Space Telescope, che è il telescopio più avanzato mai costruito dall'umanità. Poi sono andata sempre negli Stati Uniti alla Johns Hopkins University, dove ho fatto un'esperienza importante di ricerca con scienziati veramente di primissimo livello. Lì c'è stata una grande crescita per me. E in tutti questi anni, insomma, ho fatto delle cappatine in Cile, dove ci sono i telescopi appunto che utilizzano gli europei. E lì è veramente un'esperienza praticamente mistica, perché
nel buio più buio possibile sulla Terra, si vede, si ha il contatto veramente con l'universo, perché vediamo la Via Lattea benissimo e altre galassie che sono vicine, che ci girano intorno, e ti chiedi, lì ci sono 1 miliardo di stelle, magari lì c'è, da qualche parte c'è la vita, ci stanno osservando come noi osserviamo loro in questo momento, ma non ne siamo totalmente consapevoli. Non resisto alla tentazione e inizio a cercare su internet. Via Lattea, Andromeda, immagini di corpi colorati e immensi, vuoti e al contempo pieni, ammassi di gas, polvere, pianeti, asteroidi, stelle, tenuti insieme dalla forza di gravità, la più misteriosa delle forze. Alcune hanno forma di spirale con grandi braccia avvolgenti, altre sono ellittiche, altre ancora non hanno una forma apparente e possono sembrare quello che ci pare. Proprio come le nuvole. La Via Lattea e Andromeda un giorno si incontreranno. Ecco come viaggiamo nello spazio. Andromeda è una galassia simile alla nostra, che si avvicina a noi, noi ci avviciniamo a lei alla velocità di 100 km al secondo. Ogni secondo la Via Lattea si avvicina ad Andromeda di 100 km, che è niente, ci vorranno centinaia di milioni di anni prima che ci sia una fusione, un incontro ravvicinato con Andromeda. Adesso sappiamo che ci sono tantissimi pianeti fuori dal Sistema Solare, sappiamo che le stelle ce li hanno, i pianeti, come parte dell'evoluzione e della creazione delle stelle. Adesso tantissimi sforzi vanno in quella direzione lì, cioè capire se ci sono pianeti tipo la Terra, se possono ospitare la vita, che tipo di vita. Sicuramente uno dei problemi è che l'universo è molto grande e che la massima velocità che esiste in natura è quella della luce, no? 300.000 km al secondo. 300.000 km al secondo non sono pochi, ma diventa poco quando dici l'universo è miliardi di anni luce grande. Cioè, la stella più vicina ci mette 4 anni la luce per arrivare qua, la stella più vicina. E Andromeda è 2,5 milioni di anni luce, cioè l'immagine di Andromeda che noi vediamo oggi è vecchia di 2,5 milioni, ed è la galassia gigante più vicina alla nostra. Il nostro universo è incredibilmente grande, incredibilmente da una parte anche vuoto. La densità media dell'universo è incredibilmente bassa perché è diventato grande l'universo. È partito durante il Big Bang, ha una densità altissima di massa, ma massa per unità di volume, e adesso è quasi vuoto. Ma non è tutto vuoto, la Terra è piena, il Sole è pieno, il Sistema Solare è abbastanza popolato, però se ci allontaniamo dalla nostra galassia c'è il vuoto, ma non è vuotissimo, c'è qualcosa, per esempio c'è la foresta di Lyman che dicevo prima. Gli occhi di Sandra sono rivolti all'infinito, ma sanno anche gettare uno sguardo pungente sui fenomeni che riguardano il nostro minuscolo pianeta, chiamato Terra. Dopo tanto girovagare, l'asteroide chiamato Sandra decide di tornare a casa. Entra in rotta di collisione con un angolo di mondo chiamato Calabria e cade tra Cosenza e Marchesano. A un certo punto della mia vita mi è stato chiesto e accettato di diventare assessora della Regione Calabria per ricerca, università e istruzione. E quindi ho avuto l'occasione di, come scienziata, di occuparmi dell'idrogeno, un elemento chimico più leggero che esiste in natura, come forma di energia, tra virgolette, verde. No? L'idrogeno è un gas, il gas più comune che esiste nell'universo, però sulla Terra non è presente in maniera naturale, si trova nell'acqua H2O, l'H sta per idrogeno, idrogeno e ossigeno, però estrarre l'idrogeno dall'acqua costa energia, tra virgolette. L'energia pulita proviene per esempio dal sole, dal vento oppure dall'acqua, e in Calabria c'è sole, vento ed acqua a go-go. Però
questa energia che abbiamo non la utilizziamo direttamente in grande quantità perché non ci sono grandi industrie in Calabria, si potrebbe utilizzare per estrarre idrogeno dall'acqua. E una volta che estraiamo questo gas pulito in maniera green, questo gas lo possiamo mettere nelle tubature e diffonderlo nel resto d'Italia. Riuscire a trovare dei metodi per produrre energia in maniera verde è una cosa possibile. Non è impossibile, ma bisogna investire e prendere delle decisioni politiche che non sono solamente decisioni che possono fare gli scienziati. Gli scienziati possono mostrare delle vie, delle soluzioni. Si è fatto tardi. Sandra deve correre all'università. Mi piacerebbe per un attimo infrangere quelle che il maestro chiamava le regole assegnate al nostro sistema solare, per materializzarmi fra quelle ragazze e ragazzi che hanno la fortuna di averla come insegnante. Purtroppo però devo limitarmi a salutarla e sperare di incontrarla presto. Cara Sandra, scusa se ti disturbo ancora, ma mi sono fatto prendere dalla conversazione e ho dimenticato di farti la domanda delle domande che chiude tutte le puntate di questo podcast. Perché la scienza oggi? Metto anche l'emoticon che si rammarica e le mani che si scusano. Mi sento un po' a disagio, lo confesso, e non mi aspetto certo che mi risponda con tutto quello che ha da fare. E invece non passa nemmeno un minuto prima che mi arrivi un messaggio vocale. Perché la scienza oggi? Ma perché la scienza è sempre esistita, se vogliamo. Cioè capire come funzionano le cose è una domanda che gli esseri umani si sono sempre posti sin dagli albori dell'esistenza della coscienza umana, se vogliamo. E quindi la scienza oggi sarà una cosa che sarà anche la perché la scienza domani, dopodomani, non ci abbandonerà mai. Ed è importante perché grazie alla scienza viviamo una vita migliore e stiamo progredendo e questo progresso non si è mai fermato. Forse un pochino, adesso c'è un rallentamento perché ci sono tutte queste pseudoscienze oppure tutte queste credenze esoteriche, questo allontanamento dal metodo scientifico, non credere nei vaccini, non credere nella terra tonda, non credere tantissime cose, ma non ci sarà mai un fermarsi della ricerca scientifica. Questa è una delle caratteristiche degli esseri umani che ci distingue da tutti gli altri esseri viventi. Incontrare Sandra, anche se solo online come in questo caso, vuol dire percepire l'energia di una persona e di una mente sempre, sempre in movimento. E i suoi tanti movimenti mi ricordano quante direzioni può assumere la ricerca scientifica, sia fisicamente, grazie alla sua sempre crescente internazionalità, sia concettualmente, grazie al dialogo e agli intrecci fra discipline e competenze diverse, che sono una grande, enorme ricchezza. Ricchezza che è importante non trascurare. Perché la scienza è un podcast di Codice Edizioni, scritto da Michele Bellone e Alessandro Bernard e realizzato con il supporto di Intesa San Paolo. Il sound design è di Domenico De Fazio. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.